Jared, io voglio che tu stia bene. Voglio che tu abbia una vita felice. Ti voglio bene, ma non vediamo come tu possa vivere sotto questo tetto se in sostanza vai contro tutti i nostri principi. Jared, dimmi la verità, nient'altro. Sono attratto dagli uomini. Non lo so perché. Mi dispiace tanto. I tuoi ti hanno iscritto a un programma per guarirti, ma Jared, tu sei un giovane normale, molto sano e niente di più. Faranno delle cose per te. Ora, se vi volete salutare. Benvenuti al programma Rifugio. Non si può nascere omosessuali, è una bugia. Si sceglie. Via, fingi finché non riesci. Diventa l'uomo che non sei. Salvate voi stessi. Jared, Dio non ti amerà se sei fatto così. È questo che vuoi? Chi vuole distruggere questo demone? Io! Sto vivendo male. Ti do un consiglio. Digli quello che vogliono sentire. Sta al gioco. A meno che tu non creda davvero di poter o voler cambiare. Quello che stai passando ora è solo un momento. Un momento? Sì. Un momento! Vaffanculo! Io amo Dio. E amo mio figlio. Per tuo padre è un po' più complicato. Non abbiamo finito! Io sì, perché tu non mi ascolti! Di' la verità! Lasciami! Tuo padre è seduto qui. Digli quanto lo odi. Non voglio fingere di odiare mio padre. Io non odio mio padre. Da dove viene tutta questa rabbia allora? È lei che mi fa arrabbiare! Aprite subito questa porta! Mamma! Dicono che a volte devi ferire un figlio per aiutarlo, ma una madre lo sa quando una cosa è sbagliata. Io non voglio fingere più. Ho dovuto chiedere a me stesso e a Dio se sono pronto a perderti. Eccomi con alcuni aneddoti interessanti per voi. Allora, tutti noi abbiamo amato molto Bruce Willis in Die Hard, ma sapevate che fu un altro attore che venne preso in considerazione per il ruolo di John McClane? È stato Richard Gere. Invece per la parte della principessa Leia in Star Wars, la seconda scelta di Lucas era Jodie Foster. Come l'avreste vista al posto della Fisher? In Titanic avete presente la famosa scena del dipinto Zé? Ecco, la mano che disegna Kate Winslet non è di DiCaprio, ovviamente, ma è di James Cameron, così come tutti i disegni che sono nell'album di Jack. Django Unchained è stato il primo film in 16 anni in cui Leonardo DiCaprio non ha interpretato la parte del protagonista. Poi, avete presente quando nel Il Grande Lebowski, no? Guardano lo spezzone del film a luci rosse in cui c'è Bunny, alias Tara Reid? Ecco, la sua amica, che è venuta a fare la doccia, trama quantomeno ridicola, è la pornostar Ase Carrera. Vabbè, questa è per pochi, o per molti, diciamo. Vabbè, è di nicchia. Per finire, si sa che Johnny Depp ogni tanto fa delle spese pazze, e quella sicuramente più eccentrica risale al 2005. Depp pagò 3.500.000 euro per far sparare le ceneri dell'amico scrittore Hunter Thompson da un cannone, costruito appunto per l'occasione, ad Aspen, in Colorado. Dall'opera di Thompson era stato tratto il film Paura e delirio a Las Vegas. Le sapevate?